Brembo presenta È una stagione veramente anomala perché alla sesta gara di campionato si continua a parlare di tecnica e soprattutto di sviluppi vettura, perché proprio a Miami nella gara americana la Ferrari fa debuttare la prima parte dello sviluppo vettura che verrà poi completato a Imola, e quindi noi vogliamo vedere subito la macchina smontata perché a Miami vedremo il nuovo fondo, quindi un'area della vettura che è strategica per generare effetto suolo, ma che lavora in stretta collaborazione con il diffusore posteriore, ma tutta l'aerodinamica collabora attivamente ad ottimizzare il sistema del nuovo fondo. Arriverà nella notte del giovedì, quindi verrà montato subito per le prove libere del venerdì mattina. Anche in questa gara con la sprint race ci saranno dei problemi per mettere a punto il pacchetto aerodinamico e quindi poi ottimizzare le prestazioni. Miami è una pista, la vedremo poi nella nostra simulazione, molto tecnica e molto complessa perché ha dei tratti velocissimi con dei curvoni da oltre 270 all'ora dove bisogna avere un buon carico tra l'asse anteriore e quello posteriore, bilanciare la vettura, ridurre il sottosovrasterzo, che sono molto dannosi ai fini delle prestazioni cronometriche, ma poi abbiamo delle curve estremamente lente. Bene, in questo caso si può giocare sulla trazione posteriore e sappiamo che la Ferrari ha un ottimo, una solida capacità di motricità in fase di uscita curva, e quindi abbiamo fatto un servizio tecnico molto dettagliato che vuol parlare di questa prima fase di pacchetto aerodinamico dedicato al circuito di Miami, ma soprattutto quello che la Ferrari sta prefigurando in gallerie del vento e nelle simulazioni pista per cercare di avere un buon sistema aerodinamico capace di ottimizzare tutta la vettura. E quindi ChronoGP fa un servizio tecnico con le sue esclusive animazioni 3D che prefigura quello che vedremo a Miami a partire dal venerdì. La settimana di Miami alza le aspettative su Ferrari, che dà il via al primo blocco del pacchetto che si andrà a completare ad Imola con le nuove pance che replicano il concept aerodinamico della RB20 disegnata da Adrian Newey. Diviso in due fasi, è il più costoso della stagione, tanto da valere più del 50% del budget previsto per l'intero programma di sviluppo 2024. Non va considerato come un pacchetto correttivo, ma piuttosto evolutivo, che proietta Ferrari nel 2025. Vasseur spinge e replica con 6 mesi d'anticipo rispetto a McLaren, Mercedes e Aston Martin l'aerodinamica Red Bull, con pance che respirano dal basso e un frazionamento delle prese d'aria intorno all'abitacolo. L'asfalto cittadino irregolare di Miami guida l'allestimento aerodinamico della SF24, che dovrà viaggiare con una maggiore altezza da terra. Attraverso una fluidodinamica che canalizza più aria verso il fondo, si vuole dare più energia ai vortici e all'outwashing per ridurre infiltrazioni e perdite di carico. L'obiettivo è compensare assetti più elastici indotti dal fondo sconnesso, che inevitabilmente accentuano il rollio in curva. La sospensione anteriore prevede nuove regolazioni adatte ad un circuito stradale che richiede più movimento ruota. Le barre, con maggiore capacità di torsione, supportano la maggiore elasticità del sistema, che si avvale di barre antirollio più flessibili. Il terzo elemento è più rigido, in modo da ridurre il beccheggio in staccata ed evitare che il pattino sbatta a terra. In accelerazione il differenziale ridistribuisce la potenza, evita sovrasterzo e mantiene l'angolo d'assetto ottimale con cassa veicolo piatta. Su un cittadino la deportanza assume un ruolo determinante per massimizzare le perdite di grip. Il bilanciamento aerodinamico prevede più carico sul muso in considerazione delle curve molto lente per non penalizzare la precisione di guida. La portata d'aria diretta nel sottovettura rimane comunque elevata per generare l'effetto suolo. La priorità sui circuiti cittadini è garantire ridotti pompaggi d'assetto
per stabilizzare il flusso inferiore, garantendo una depressione costante che rende la monoposto guidabile e meno nervosa. A Miami, Maranello vuole riscattare la gara a Shanghai. Sainz e Leclerc avranno una SF24 aggiornata con la prima parte del pacchetto Imola, ma soprattutto rivista e assettata alle caratteristiche di pista di uno dei circuiti cittadini tra i più tecnici dell'intero campionato. Adrian Newey verso la Ferrari, sì, questa volta sembra veramente realistico, però almeno ci sono le condizioni. Queste condizioni in parte le ha create la Mercedes, alleata ormai con Ferrari, lo vedremo nel nostro servizio e approfondimento relativo a questo aspetto, quindi un Adrian Newey che sta per vestirsi di rosso a partire dal 2025, ma soprattutto lo stesso Christian Horner con il Horner Gate, che di fatto ha creato grossi problemi alla Formula 1, alla FIA e ai possibili rapporti con Ford, che diventa motorista ufficiale a partire dal 2026. Una condizione che a questo punto ha destabilizzato tantissimo il team inglese. Ad Adrian Newey piace lavorare bene, concentrato, focalizzato solo sulla parte tecnica, ma ormai le infiltrazioni politiche all'interno della sua area di lavoro, della sua area di competenza sono troppe, non piacciono, e quindi si pensa realisticamente a lavorare in maniera completamente diversa, nuova, in Ferrari, e questo proprio grazie a determinate clausole che potrebbe giocare il tecnico inglese, o meglio gli avvocati del tecnico inglese in collaborazione con quelli della Ferrari, per sciogliere in maniera anticipata il suo contratto con Red Bull. Adrian Newey in Ferrari toglierebbe a Red Bull il pezzo più importante della scacchiera. Una mossa fatale ad una squadra in bilico dopo l'Horner Gate, al quale si aggiunge l'attacco di Wolff, che pone Verstappen come primo obiettivo 2026. Scoppia la pace tra Ferrari e Mercedes, o meglio, l'alleanza per mettere fuori gioco Red Bull in due mosse. Mosse strategiche che non vanno in conflitto e convergono negli obiettivi: svuotare il team austriaco, toglierlo dalla classifica e contemporaneamente potenziare i propri punti deboli. Maranello ha disperatamente bisogno di un ingegnere vincente. Mercedes deve rimpiazzare Hamilton con un pilota vincente. Una regia precisa anche nella data. Col 2025 va in scadenza il contratto di Newey. Un quadro preciso e delineato dove un terzo attore ha interesse a giocare contro Red Bull. Liberty Media, a causa dell'Horner Gate, ha messo a rischio lo sforzo per portare Ford in Formula 1 al fianco di Red Bull, creando un forte imbarazzo col colosso americano. Liberty Media, nella sua politically correct, è stata travolta dal peggiore tsunami mediatico degli ultimi anni. Chiesta la versione ufficiale a Horner, che mai è arrivata. I rapporti si sono incrinati anche con i vertici della Formula 1 e Red Bull sa che da oggi non potrà più godere di un certo livello di favoritismi avuto in modo più o meno celato per oltre un decennio. Vasseur e Wolff sanno di dover far fronte unico, perché se Maranello toglie Newey a Red Bull, Verstappen non dispone più delle garanzie tecniche per restarci. Questo scenario potrebbe addirittura avere un'accelerazione. Newey ha contratto in scadenza 2025, più una clausola di non concorrenza per un anno che lo congelerebbe in Red Bull fino al 2027. Ma il tecnico inglese ha in tasca un asso che Ferrari sta valutando di impugnare. Il contratto prevede due clausole di uscita anticipata. Le dimissioni. Newey può buttare sul tavolo le dimissioni per la leggerezza di Horner, che lo ha tolto dalla Formula 1, degradandolo al progetto Hypercar. Questa infrazione contrattuale dà al tecnico inglese la possibilità di interrompere da subito il contratto e svincolarsi dalla clausola di non concorrenza per 12 mesi. Scontando i 6 mesi di gardening, Adrian Newey entrerebbe a Maranello a fine anno, pronto per lavorare a tempo pieno sul rivoluzionario regolamento 2026, che porterebbe a monoposto nuove nell'aerodinamica, telaio e dimensioni, e nel motore.
Un cambio generazionale che Newey potrebbe seguire dal suo inizio generando un nuovo percorso vincente che in Ferrari manca da 20 anni.